Grazie. Grazie, grazie. Grazie compagne e compagni. È stato ricordato che da qui parlava Nicola Barbato, uno dei capi dei fasci siciliani. E dobbiamo ricordare che quel grande movimento dei contadini, dei lavoratori siciliani fu represso da un altro siciliano, da Francesco Crispi. Il che ci dice che la società è divisa in classi. Dobbiamo ricordare appunto che quel grande movimento fu represso e Nicola Barbato conobbe il carcere. E un altro siciliano però, Pompeo Colaianni, capo dei partigiani nel Piemonte, prese il nome di Nicola Barbato per ricordare che quel movimento, quella lotta di Nicola Barbato qui in Sicilia si ricollegava alla grande lotta che per la liberazione del paese dal fascismo, e Pompeo Colaianni portò con onore quel nome in tutta l'Italia liberata. È stato un grande momento questo, un momento che ha fatto sì che le ossa di Nicola Barbato fossero ricordate come un martire, un combattente della libertà d'Italia, come diceva appunto Pompeo Colaianni. Io vi devo, scusatemi, spiegare perché anche sono qui oggi. Nel 1947, dopo la strage di Portella della Ginestra, in Sicilia venne il compagno Giuseppe Di Vittorio e volle che si organizzasse il primo grande congresso regionale della CGIL. E si organizzò quel congresso a Caltanissetta, dove io ero segretario della Camera del Lavoro, e si erano sviluppati grandi movimenti di contadini, grandi lotte, non solo nella provincia di Caltanissetta, ma in tutta la Sicilia. In quel congresso, come ho ricordato, io ho conosciuto anche Pio La Torre, che venne per i giovani braccianti, che entrava per la prima volta nell'organizzazione sindacale, e del resto suo padre era un bracciante della periferia di Palermo. E lui, da allora, da quel congresso, ha combattuto fino alla sua morte per il piombo della mafia. Ebbene, in quel congresso Di Vittorio stette 3 giorni a Caltanissetta e ricordò anche la strage di Portella. E disse, e fu allora che chiese a me di fare il segretario regionale della CGIL. Avevo 23 anni e mi sembrava un incarico e una responsabilità enorme in un momento di fermento sociale, ma anche di repressione.
Ebbene, io penso che la CGIL ha onorato quella data del 1° maggio 1947, e come è stato ricordato, nel 1948, dopo le elezioni del 48, quando si pensava che il movimento avesse avuto un altro colpo decisivo per arretrare, non fu così. Io ricordo questa piazza enorme di tanti lavoratori di Piana degli Albanesi, di San Cipirello, di San Giuseppe Jato e anche di Palermo. Qua c'era stata una grande manifestazione, una manifestazione che voleva dire all'Italia che non ci arrendiamo, voleva dire alle forze della reazione che non ci arrendevamo, che eravamo qui per combattere ancora. E del resto, guardate, in quei giorni del 48, mentre eravamo qui a Portella, al cantiere navale di Palermo c'era l'occupazione del cantiere, che è durata, gli operai, è durata 40 giorni di occupazione, non solo per difendere il salario, no, perché anche lì c'era la mafia che governava, quelli che venivano chiamati gli avventizi, e cioè che quando arrivavano le navi dovevano ripulirle, lavarle e aggiustarle se era necessario, e poi buttarle nuovamente per strada. E chi li governava? Li governava un gruppo mafioso, che il quale riteneva di avere il monopolio della occupazione di questi lavoratori. E quella lotta noi ponemmola il problema della fine di questa tutela mafiosa e di questo modo di governare, e si realizzò nei fatti l'unità del movimento contadino, che qui celebrava l'anniversario di Portella della Ginestra con la classe operaia di Palermo, la quale era combattiva non solo per i contratti, ma sui diritti e sulla lotta per la libertà e la lotta alla mafia. Ebbene, è questa la ragione per cui io non volevo mancare a questo forse ultimo appuntamento della mia vita. Perché volevo tornare qui, perché questi sono stati i momenti della mia formazione. Io ho scritto in uno dei miei libri che per me, che ho avuto poi tanti incarichi politici, per me la mia formazione politica, sociale, umana, è stata negli anni in cui sono stato nel sindacato qui. Senza quell'esperienza, senza quella conoscenza, senza quel rapporto umano con migliaia e migliaia di lavoratori, con gli zolfatari, con i metallurgici, con i contadini, con i braccianti,
e capire qual era il loro problema. Nessuno, guardate, anche nella sinistra, non capiscono molte cose di questo. Che cosa significa? Cosa significa? Perché quando gli operai del cantiere scioperavano per 40 anni, per 40 giorni, e gli zolfatari scioperarono una volta per 60 giorni, e i piccoli commercianti dei paesi di Riese, di San Martino, di Caltanissetta, facevano credito per dargli da mangiare. Ma voi pensate che io la notte potessi dormire a pensare a quegli uomini, a quelle donne, a quei bambini, concludere uno sciopero di quegli anni significava per me, per quelli che partecipavano, un modo di diventare uomini, un modo diverso di concepire il lavoro, di concepire che cosa significa la battaglia sociale, la battaglia sindacale. E questo, guardate, ti resta, a me è rimasto. Ho fatto tante cose nel partito, ho diretto l'organizzazione del PC nazionale, sono stato deputato, senatore, sono stato direttore dell'unità, ho fatto tante cose, ma la mia esperienza fondamentale, la mia nascita politica, la mia nascita anche come persona nasce qui. Per questo io a 95 anni voglio tornare a dirlo ai giovani, a dirlo ai giovani. Badate che se non unite la vostra militanza al mondo del lavoro, che oggi, come hanno ricordato qui i compagni dirigenti sindacali, hanno nuovi ma gravi problemi. Se non leghiamo e se non cerchiamo di capire che questa è la questione fondamentale, la questione sociale del nostro paese. Ed è quello, dovrebbe dire con amarezza, che in questi anni anche i partiti che si dicono di sinistra non hanno capito. La questione sociale, perché una forza di sinistra che non capisce che la questione sociale è la questione essenziale della sua esistenza stessa, della ragione per cui esiste la sinistra. La sinistra esiste perché c'è una questione sociale. E chi pensa di poter fare una sinistra senza la questione sociale? No, non è possibile. Ed è questo che in questi anni purtroppo è mancato. E mi ha addolorato, vi ho cercato quel poco che posso fare ancora di scrivere, perché io tutti i giorni scrivo qualcosa. E ho ricordato a questi compagni, a questi amici, che questa questione, che la questione sociale è stata a volte cancellata. Ci sono stati governi intestati a centrosinistra che non hanno più riconosciuto nemmeno il sindacato come interlocutore, il sindacato come non come quello che detta le leggi, no,
ma quello con cui bisogna fare i conti, perché significa fare i conti col mondo del lavoro. Ed è questa la questione che mi preme sottolineare ancora una volta questa volta. Concludo dicendovi una cosa. Nel 1947, quando si consumò quella strage, c'era l'unità sindacale. C'era l'unità sindacale. Io ero segretario regionale e con me c'era Sanzo, mi ricordo, un vecchio tipografo socialista e un postelegrafonico cattolico della, che faceva parte del sindacato cattolico. Ed era l'unità sindacale. L'unità sindacale che poi si è rotta dopo il 48, io mi ricordo bene perché facevo parte della direzione nazionale della CGIL. Ricordo ancora quel giorno in cui era riunito il direttivo della CGIL e Pastore, Rapelli, Rubinacci, i dirigenti della corrente cattolica uscirono e fecero la scissione. E ricordo il volto di Di Vittorio, perché purtroppo devo dire che ci fu forse qualche compagno anche che disse meno male che se ne sono andati. E Di Vittorio no. Ricordo la sua faccia triste, i suoi tentativi di mantenere l'unità. Io capisco che dopo il 48 era difficile, il mondo si separava, c'era la guerra fredda, c'erano divisioni internazionali, nazionali, che condizionarono il sindacato, in negativo, ma condizionarono il sindacato. E il sindacato subì, io dico subì la scissione, subì. Oggi la situazione è cambiata. Oggi non c'è più nessuna ragione, perché non ci sono più quei partiti, non c'è più la guerra fredda, non c'è più. E quindi bisogna lavorare per l'unità del sindacato. E a me ha fatto gran piacere, devo dire, che oggi, leggendo un'intervista del compagno Landini, ha detto proprio questa cosa. Landini stamattina, ho letto con piacere, io avevo parlato anche con lui di queste questioni presentando il mio libro su Portella alla CGIL, e vedo che Landini ha posto con forza questo problema. Si farà, non si farà, però bisogna porre la questione. Bisogna dire ai lavoratori che per essere forti, per incidere in una situazione politica grave, grave, gravissima, una situazione politica in cui la destra ha ripreso il manico del potere e lo esercita con, come vediamo che lo esercita. Ebbene, io ritengo che oggi la forza organizzata del mondo del lavoro purtroppo è solo il sindacato, il quale ha una grande responsabilità, una responsabilità che è sociale ma è anche politica, che è culturale, che è di formazione delle coscienze. Il sindacato oggi può incidere per contrastare processi politici negativi, vergognosi anche.
Stamattina su un giornale ho letto che Orbán, il governante ungherese che ha soppresso già alcune delle libertà fondamentali, quelle dell'indipendenza della stampa e della magistratura, ha detto: io ho impedito che in Ungheria entrasse nemmeno un emigrato. Il ministro degli interni italiano, Salvini, oggi ha impedito che entrasse un solo emigrato per via mare. Ecco l'unità, l'unità della destra fatta sulla pelle del mondo più disagiato. È meglio vederli annegare, meglio vederli annegare che salvarli. È una vergogna se penso che cosa è stata l'emigrazione italiana. Questi cialtroni non lo sanno perché o non lo vogliono sapere. Ma io sono andato negli anni 50, negli anni 60, sono andato in Germania, sono stato in Belgio, sono andato a Marcinelle, sono stato arrestato in Belgio per fare... facevo una riunione di emigrati. E come vivevano i nostri emigrati? Come vivevano? Financo nel nord c'era messo: qui non si affitta agli meridionali. E lì, in Germania, vivevano accampati come... quando no, voi vedete questi braccianti che vivono in quelle condizioni, ebbene io vi posso assicurare che li ho visti, gli italiani ho visto in quelle condizioni. E oggi tutto questo è stato dimenticato, è stato quello che è stato fatto ai nostri fratelli, ai nostri padri, ai nostri figli. Ricordare quanti ne morirono a Marcinelle, quanti italiani in quella disgrazia della miniera di Marcinelle, quanti siciliani. Ebbene, abbiamo dimenticato la tragedia di quelli che dovevano passare attraverso i monti per andare in Francia. C'è stato anche un film su questo, bellissimo, negli anni 60. Ebbene, e questa è la storia e memoria. Un popolo che perde la memoria perde il domani. La memoria serve per costruire il domani. La memoria serve per non commettere errori che sono stati fatti, per sapere come girava il mondo e per farlo girare diversamente. E questa è la memoria che dobbiamo conservare, e quindi anche la memoria di Portella. E questo serve, io penso che questa giornata serve a dirci: compagni che siete morti qui, noi non vi abbiamo dimenticati. Noi il messaggio che ci avete dato, siamo qui per proiettarlo
nel domani, per proiettarlo con i giovani, con i ragazzi, per fare una Sicilia migliore e un'Italia migliore. Onore ai caduti di Portella e a tutti i caduti della lotta alla mafia, all'arroganza, alla prepotenza.